Ok, eccomi qua. Frangelitis, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Perfetto, vediamo qua, perfetto, ok. Ok, anche oggi siamo a fare wild su Impero. Audio c'è, perfetto, vediamo se si sente, perfetto. Ok, ecco qua. Cambiamo schermata, Discord, ok. Vediamo un po' chi spostare. Abbiamo un po' di gente qua. Di nuova, è nuovo. Whitelist negata. Perfetto. Adesso ho paura che mi faccia una L word, quindi lo muto. Ciao. Ciao, guarda, vedo che la whitelist è stata negata. Ho visto che è stata negata da Gianno il 25 del 7, whitelist negata, play non adatto d'impero, trolling white, sommertà, cambio età frequente, voce bianca. Quindi purtroppo non posso farci nulla. Quindi niente, poi parla con Gianno. Ciao. Perfetto, ho mutato. Ciao House, bravo, già qui. Ottimo. Davide 06, ciao, buongiorno. Sto quittato il Discord, ottimo. Allora, se riesce colloquio in pula, speriamo bene. Sì, lo so, ho valutato io e Bandi ieri. Allora, vediamo questo qua. Abdul Ben Kebab. Oh mamma mia, che nomi. Vediamo un po'. Ho trovato il 31 e il 3 nel Discord. Ha 15 anni. Tutto sto qua. Viaggio Gianni 03. Non ha compilato nulla, lo sposto. Ciao. Senti, Ciao, sono ciao. in live, è un problema? Cosa? Sono in live, è un problema? Ok. No. E guarda, per poter fare la whitelist impero devi compilare tutti i moduli richiesti, ovvero modulo whitelist e background PG. Poi ti ripresenti in attesa. Anzi, quanti anni hai tu? Vabbè, 18. intanto poi ti ripresenti in attesa whitelist e poi vediamo, ok? Il modulo whitelist l'ho fatto, che non me la fai No, non, emulare? non, allora stendi, compila tutti i moduli e poi torna, ok? Ok. A posto. Ciao. Buah, ragazzi, anche a me, secondo me non aveva 18 anni. Però comunque aspettiamo che cosa. Vediamo un attimo cosa compila nel modulo di età. Aspettiamo che compili il modulo. Assolutamente io lascio sempre compilare i moduli. Poi dopo al massimo ricontrollo e rivaluto la voce. Ciao Aleandro. Ma dai, il male è in whitelist. Sì. Ovvio. Mandato. Rimandato. Deve compilare il ulo. No, ho sbagliato. Ulo whitelist e out PG. Perfetto. Poi. Abdul vende kebab. Qua ha paura un attimo di cosa abbia scritto. Vediamo un po' il suo background. Si chiama in RP Ken Tsubasa. Ve lo faccio vedere. Vediamo un attimo se riesco a farvi vedere. Grazie per il follow. Ah no, ve lo vedete bene, automatico, vero? Era aperto. Lo vedete di già. Grazie per il follow, Peppe Mastro. Benvenuto nel canale. Allora, vediamo un po' qua. Ken Tsubasa nacque nel 2000 in Giappone, precisamente a Oikiwa. Grazie per il follow, Vinx. Benvenuto sul canale. Posso fare la whitelist? Certo, mettiti in attesa whitelist e poi magari ti spostiamo.
Il padre e la madre scappano dalla Corea, il loro amore gli fu proibito questa giornata di Ken, la famiglia era povera. Grazie per il follow, Boss P, benvenuto sul canale. Ciao Winx, buongiorno. Ma i bandi di polizia sono aperti? Aleandro, no, sono chiusi ora. I bandi per la polizia sono stati chiusi stanotte da me e abbiamo valutato io e un'altra persona i bandi, un altro sergente. Poi ci siamo confrontati tutti gli ufficiali e abbiamo valutati. Chi ha visto verde, ovvero questo qua, se ve lo faccio vedere, chi ha questo visto qui sotto il bando può fare il colloquio, chi invece ha la X così purtroppo non può farli. Ma devo sapere tutto il regolamento generale o se tipo VDM quelle cose là. Allora, tu per poter fare la whitelist devi studiare questo file qua. Questo file qua devi studiare per fare la whitelist. Tutto sto file qua. Lo apri e ti studi sto file e visioni la stanza aggiornamento regolamenti server. Aggiornamenti regolamento server. Buongiorno Arkazan, buongiorno, come va? Tutto bene? Poi, allora, vediamo qua. Ma 3-5 anni che mi comincia a lavorare. Ok, raccontare più o meno. Un giorno vado avanti a lavorare. Che in alcun modo, il bambino siccome era piccolo non si rese conto della situazione, queste, quindi non soffrì della situazione crescendo, ormai il padre convinse il ragazzo di essere il padre biologico, riguardo alla madre disse invece che la stessa morì in un incidente, insieme a Draken Ken si trasferì nella cittadina di Sendai, in quella città il padrino. Ebbe l'intenzione di ucciderli, viene colto il fatto della polizia e viene stato attento al pigione. Eventualmente decide di far entrare l'organizzazione criminale per il controllo dell'intera città. Scappare e mollare tutto in quel momento rimanendo vicino. Ok, bisogna spiegargli che bisogna fare un finale decente. Non vedo il coso. Non lo vedo. Non lo vedo, vedo il coso del tipo. Vabbè. Hai la condivisione bloccata su Ken Tsubasa? Sì, lo so, ragazzi, perché avevo messo il. Avevo fatto vedere il background, ragazzi. Vai in live. Così che stavo leggendo. Comunque, deve sistemare il finale, lo sposto. Ciao. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema? Eh? Sono in live, è un problema? Ok, No, per niente. guarda. Quanti anni hai? 15 anni. 15 anni. Parla un po', presentati. Mi chiamo Alessandro. Ma il Tu, personaggio presentati un attimo. No, pare. presentati un attimo te, perché devo capire un attimo la tua voce. Ah, sì, lo so, è un po' bianco. Esatto, quindi devo valutare un attimo un po' la tua voce. Ok, sono Alessandro. Ma posso dire pure il cognome, roba del No, genere? no, no, cioè, sono in live, comunque tieniti, comunque. Ok, Vai, sono parla. Alessandro, ho 15 anni, primo superiore. E sono stato bocciato. Ok, va bene. Allora, va perfetto. Adesso un attimo solo, Allora, secondo me è bianca. Comunque, tutto ok, sono arrivato dal medico, sono andato in pool. Ah, è tornato in pool, Alcazan. Un po' di raffreddore per questo. Bene, bene. Però non ho visto il file che devo leggere. Tu devi leggerti questo regolamento qua. Scusatemi, ragazzi, è vero. Questo qua. Tutta sta parte qua devi studiarti. Questa parte qua. Regolamento impero pubblicato. Però mi sembra un po' bianca a me. Chiamo un'altra persona per valutarla. Grazie per il follow, Matli, benvenuto sul canale. Grazie.
Un attimo, mi confronto con un altro staffer anche. Ok. Va bene. Relati, buongiorno da Capatosta. Ciao, buongiorno, a te, tutto bene? Ciao Franci, buongiorno. Che vuol dire bianca? Bianca vuol dire voce un po' da bambino, un po' da non sviluppata. Che in pratica abbiamo messo il limite di età a 17 anni, se impero. Però, se tu hai una voce, se magari hai 15 anni, ma c'è una voce già sviluppata, magari vieni whitelistato oppure no. Franci, secondo te è bianca la voce di sto ragazzo? Ah, durante le whitelist possono essere massimo in due, giusto? I staffer. No, possono essere quanti vuoi, si vogliono. Ok. Pensavo, perché una volta ho visto una live di qualcuno. Eh no, Franci, però aiutami un attimo perché vorrei capire. Vuoi avere un parere di qualcun altro? Sono un po' ansioso. Allora, il fatto che la tua voce mi mette in difficoltà. Vorrei sentirmi un altro staffer, ma è un attimo occupato. Ok. Quindi, vorrei sentire un altro staffer. Cado un po' sulla N perché c'è un po' di raffreddore. Ok. E vabbè, c'ho le Ciao piante. Franci, buona giornata, più tardi. Preoccupato. Sto pensando. Parla un po' ancora. Cosa posso dire? Ciao, sono della Roma. Guarda, io purtroppo ti rimando per voce bianca. Non mi convince la tua voce. Va bene, va bene. Quindi magari riprovaci tra un paio di mesi. Un mese o due, riprovaci a tornare, ok? Ok, ciao ciao. Ciao. Oh, raga, mi dispiace. Purtroppo quando devo rimandare per voce bianca un po' mi dispiace perché la gente ci tiene, però. Purtroppo la voce è un po' bianca, quindi un po' da ragazzino. Quindi non ci posso fare nulla, quindi. Questo qua, ridone voce bianca. Questo qua, vediamo un po'. Sono rimanato ieri alle 21:40, ieri alle 15. Adesso chiedo un attimo cosa. Muto un attimo la live perché ho paura. Sta gente qua che torna ripentinamente. Avevo qualcuno che mi tira una N-word, una parola bannabile. Quindi muto un attimo la live a livello loro. Sentite la mia voce, sentite. Ciao. Ciao, mi sei? Guarda, ieri sono rimanato per voce bianca tu. Tu manco hai la guardia se ti interessa il pacchetto. C'è scritto che riguarda tipo ti prendi in auto so, tipo quale auto moddata o quello il pacchetto qua 50 euro e basta. Guarda, sinceramente non mi ricordo perché noi Alper non ci riguardiamo queste cose qua, quindi non so dirti. Vabbè, intanto un'altra volta listato lo puoi vedere da solo cosa puoi avere. Quindi se mai avrai qualche listato potrai. Ancora magari un mese o due. Provaci, dai. Ciao. Perfetto. No, no, ragazzi, io ho paura di tenere smutato quando vengono queste persone per le terze volte a fare la whitelist dopo nell'arco di 24 ore. Quindi niente. Mi fa paura, mi spiace io. Fare le whitelist in live è un rischio che non avete idea, ragazzi. Ok. Rimandato 24 ore, devi leggere attentamente l'argomento di Pero.
Chiede Emily. Dani, My Wife si farà? Ovvio, si farà. Però non si sa quando. Fino a che ora stai in live, Dani? Non lo so. Comunque, Alessandro, un tantino basso, exe, grazie mille per il follow. Non ti ho ringraziato perché stavo parlando con questo ragazzo. Benvenuto sul canale. Non lo so quando sto in live. Dipende da quanto riesco a... da quanto ho tempo. Vediamo, vedremo. Vedremo un po'. Evo, uno nuovo, vediamo un po' sto nuovo ragazzo cosa ha compilato. È entrato nel server il 20 del 6, il 26 del 2, il 2 del 4. Poi è rientrato il 2 dell'8. 17 anni. Background mandato un po' così. Vediamo un po'. Contiamo i caratteri. La mia. Comunque un po' di caratteri ci stanno. Ciao Evo. Ciao, guarda, sto guardando il tuo background e manca la parte finale. Ovvero in cui scrivi gli obiettivi che hai nel tuo personaggio. Gli obiettivi che ha il tuo personaggio, che vuole raggiungere il tuo personaggio dopo essere trasferito qui su Impero. Non c'è scritto, scusa. Dovrebbe Hai scritto vuoi tornare, vai a cercare Giuseppe e esserci nel scritto che tentativo. Che vuoi cercare sarebbe Giuseppe nel stato tentativo ammesso con lo di. Hai scritto sbaglio, no? tipo così, Giuseppe nel tentativo di avvisare lui e Thomas di riconciliarsi tra loro. Il trio è tornato e ha intenzione di prendersi controllo delle vendite illegali delle armi. È un obiettivo un po' troppo piccolo, un po' troppo meno dettagliato. Magari spiega un po' meglio cosa vuoi fare nel server. Perché come obiettivo vendere tra le armi illegali, così così. Cioè, che vuoi fare? So quello tu. Vorrei Vuole fare anche prendere il altre controllo del cose. mercato nero. Magari specifica un po' di più. Magari crearsi un gruppo criminale che si tratta di parlare del mercato nero e di queste cose qua. Cioè, spiega un po', magari ampliano un po' di più il finale, ok? Poi dopo torno, ok? Oh, ok. Arrivo. Acrelia, ciao, buongiorno. Comunque sta un plugin favoloso per vedere quando. Puoi vedere quando stai nel server Discord. Ah, eccolo lì. Vabbè, ma lo puoi vedere tranquillamente in benvenuto. Tipo menzioni da Dani. Se guardi, vabbè, sono più vecchio menzione che ho è. Vabbè, diciamo. Sono entrato mi sa i primi giorni che manco c'era la MSI bot. Ah, mia, un Dani selvatico che fa le UL. Eh sì, faccio le UL ogni tanto in live. Vedo di fare qualche whitelist così. Tutto bene comunque, Carelia, tu? Peppe Mastro, mettiti in attesa whitelist e poi valuteremo il tuo background. Il 2 del 10 del 2019 sono entrato sul server di Impero, non è possibile, Dani. Io sono entrato nel server di Impero. Complimenti per livello 1 il 28 del 6. House, non è possibile. Il 28 giugno 2019 ho avuto livello 1, quindi non è possibile che io sia entrato in quel periodo. Tutto bene. Tralasciando il fatto che fa un caldo mostruoso, sto morendo. Niente, il caldo colpisce tutti. Io ho Zeke, Zeke. Ho sete, ragazzi. Vado a bere un attimo, arrivo subito. Ok.
Ok, mi sono preso da bere una bottiglia d'acqua naturale fresca. Che a Carolina ha fatto col caldo suo, mi ha fatto venire in mente di bere. Spostiamoci Zeke, facciamogli la whitelist a Zeke. Allora, Zic. Ciao Zic, buongiorno. Sono in Buongiorno, buongiorno. live, è un problema? Ok, No, faremo la una whitelist white. in live, ecco. Cosa? Faremo la whitelist in live, insomma. Ok. No, assolutamente no, nessun problema, nessun problema. Allora, ok. Mi raccomando di mantenere un linguaggio consono a Twitch, Sì, tranquillo, so come funziona, eh. tranquillo. Ok, perfetto. Ok, un secondo solo, adesso si condivide lo Vedo che. No, non schermo. c'è bisogno, non ti preoccupare. Vabbè, no, ok. Vedo che sia stato rimandato per il regolamento, giusto 24 ore, un paio Sì, di giorni fa. ma un botto di tempo fa, diciamo. Esatto. Hai ripassato ora il regolamento? Sì, adesso sì, mi sento già più pronto. Perfetto. Bene, iniziamo allora. Ok. Dai, dimmi pure. Le definizioni di RDM e VDM. RDM Sono è delle domande quando più uccidi facili. una persona senza una valida motivazione RP, VDM quando uccidi una persona con un veicolo senza una valida motivazione RP. Ok. Definizione di no fear. No fear sarebbe non simulare la paura. So, Non si muore la paura, ok. Mi fai what the tre fuck? esempi di no fear. Allora, esempio classico, se uno ti punta una pistola, tu lì devi simulare la paura, oppure stai camminando sul cornicione di un tetto, anche in quel caso tu devi avere un minimo di paura, o anche se attraversi un'autostrada correndo come un pazzo, lì simuli la paura. Ok. Definizione di power game. Power game è quando sfrutti le meccaniche di gioco per comparazioni realistiche. Ottimo. Definizione di metagame. Metagame è quando tieni informazioni fuori dall'RP, cioè in OC, e poi le porti in gioco. Un esempio semplicissimo. Tu sei un poliziotto, io sono un criminale, siamo amici, stiamo parlando su Discord. Io ti dico, guarda, domani vorrei, che cazzo ne so, andare a rapire questo. Tu il giorno dopo vieni in game e mi arresti per tentato rapimento, per esempio. Un esempio Ok, va molto. bene. Ci può stare. Il metagame IC, che cos'è? Metagame IC è quando avviene un metagame all'interno del gioco. Un esempio, io sono in giro, sto riprendendo uno con la maschera, lui mi riconosce anche così dalla maschera, mi riconosce dai vestiti. Ok. Vai, dimmi tutto, mentira. Oh, questo sa, raga. Oh, sa le cose. Bene. L'elicottero si può usare nelle azioni free roam? No. Sì, si può usare. Ma c'è bisogno di un permesso che va pagato una volta a settimana e costa Sì, 50.000 vabbè, questo d'oro. qua è una cosa RP. Comunque. E la polizia può usare l'elicottero in rapina? In Rapina? E rapina no. nei campi droga? Cosa? Nei In campi droga invece? campi droga non ne sono sicuro, ma in teoria no. Io sì, non mi ricordo. No, non mi ricordo, sono molto sincero. No, neanche campi droga. Ok, quindi ho già detto giusto. Ciao Fi, buongiorno. Ti sei mutato. Che mi sai dire riguardo le azioni illegali? Quanti poliziotti possono partecipare nelle azioni illegali? Allora, il massimo di un po' di poliziotti in azione legale è 12 e di criminali è 8. In Ma tutte le azioni dipende. illegali, quindi. Aspetta, dipende, perché nella zona di Miami
Miami non c'è, sono il cancella non esiste più. Ah, non esiste più? No. Ah, ok, va bene. Sì, generalmente. No, aspetta, non mi ricordo se sono. No, è 8 e 10 in teoria. 8 criminali e 10 poliziotti. No, no, ora è cambiato. 10 criminali e Do 12 14 poliziotti. poliziotti. 12, Ah, ok, cioè 10 criminali e 14 poliziotti. È cambiato. È cambiato, se strano guardi. perché ho. No, no, ho Se letto guardi sulla nella sezione. stanza aggiornamenti è stato cambiato. Ah, ok, vabbè. Le azioni free room, che armi si possono utilizzare nelle azioni free Solo pistole. room? E i caschi si possono usare? No. Ok. Che domanda poter farti? Che cosa sai dire riguardo alle zone rosse invece? Le zone rosse sono le zone di raccolta e processo delle droghe. Nelle zone rosse si può sparare a vista, però è sempre consigliabile fare un minimo di scena RP. Ok. Tutti possono E sparare a vista? Nelle zone rosse? sì, nelle zone rosse si può sparare a vista, Tutti sì. E possono sparare a vista? Ok, i poliziotti in teoria non possono mai sparare per primi, da quello perfetto. mi ricordo. Le zone rosse sono una zona di raccolta e processo, quindi la vendita no? Allora, io da quello che ho letto era raccolta e processo, non sono insicuro sulla vendita, devo essere molto sincero. Per me, sì, ma non ne sono sicuro. Tu hai detto raccolta e processo, perché hai raccolta e processo? Sarà un motivo, no? Tu hai detto non hai detto la vendita, quindi la Sì. vendita è anche zona rossa o non è zona rossa la vendita di droga? No, perché la vendita di droga, come dire, non avviene, si può dire in punti popolati, diciamo, Vabbè, possiamo non dire così. avviene dal blip, quindi si può vendere ovunque, non puoi rendere la zona rossa ovunque. Esatto. Ho detto Ok. raccolta processo perché lì è la Comunque invece zona ad aggiornare parte del di cui regolamento. tutti Sì, sono vanno d'accordo con per te che la raccogliere. raccolta è aggiornare. Ovviamente capita che si ci spari addosso come di forsennati. E perché poi, vabbè, c'è anche il blip di per raccolta processo per questa zona rossa, diciamo. Ok, che tipi di droga ci stanno nel server? Marijuana popolare e cocaina, se non sbaglio. Non mi ricordo. No, Non mi manca ricordo. l'oppio e anche la metanfetamina. Ah, ok. L'oppio, è vero, l'oppio. Me l'ho scordato. Ok, le zone safe quali sono? Allora, le zone safe sono. Allora, l'ospedale, i Ok. negozi di vestiti, i negozi di tattoo, i negozi di maschere. E cos'altro? Il municipio, no, il municipio no. Anche il municipio. La centrale è una zona safe? Cosa? No, La centrale di polizia è una zona safe? è una semi-safe zone. La centrale di polizia. Che Sì, può essere ma nel saltata da 20 regolamento ci sta scritto, ticket quindi non lo con so. un massimo di 8 criminali e numero di agenti della difesa illimitati. E che armi si possono utilizzare? E durante un assalto alla centrale? Sì. E solo pistola anche lì? No. Non mi. No, in teoria le carabine. Boh, non mi ricordo, sono Che proprio un po' armi si possono perduto. utilizzare? Ti dico solo pistole, ma non ne sono sicuro. No, tutte le armi. Tutte le I armi. caschi si possono usare? Sì, caschi sì, durante una assalto centrale sì. Sì. Qual è un valido motivo secondo te per assaltare la centrale? Secondo me è un valido motivo, per esempio, io faccio parte di una mafia, di una famiglia, ok? E un mio ragazzo è stato messo dentro, va bene? E io per liberarlo decido di assaltare la centrale per scagionarlo, diciamo. Un valido motivo potrebbe essere questo, almeno secondo il mio punto di vista. Ok, però tieni conto che se tu vuoi liberare una persona nella stanza della centrale e poi vieni arrestato, prendi il permagel al 90% perché rischi Sì, lo so, l'ergastolo. lo
Quindi tu rischieresti l'ergastolo semplicemente per un ragazzo che è tuo che è dentro la centrale? Guarda, io come sono fatto io, come mi comporto, come ho sempre gestito io le famiglie in cui sono stato, io la famiglia non si molla, diciamo, cioè se tu tocchi uno dei nostri, tocchi tutti noi, almeno io la penso così. Quindi io sinceramente sì, farei rischiare l'ergastolo a tutta la famiglia per provare a liberarlo, perché non si... Beh, più che altro io rischierei l'ergastolo, farei rischiare l'ergastolo ai miei uomini per un... ai miei uomini, Per una persona che magari della mia fazione che rischia l'ergastolo, per un capo fazione magari. Ma non per allora, un semplice uomo in centrale. Ovviamente dipende dal grado. Lo so, ma comunque non io manderei dentro le mie persone a liberare uno che è dentro per 20 minuti e poi viene rilasciato. Oppure uno che non rischia di arrivare. Solo se rischia l'ergastolo, se è un capo fazione o membro importante della fazione. Questo è un problema. Io farei un assalto alla centrale in caso uno venga arrestato e venga condannato un ergastolo. Vabbè, ma Rono me l'hai detto prima. Sì, in effetti. Di sicuro non vado a rischiare tutta la famiglia per uno che deve stare in prigione magari 30 minuti, che ne so. Hai ragione, comunque non lo specifico io, hai ragione tu. Grazie per il follow, Teni. Sono stato io poco preciso. Benvenuto sul canale, grazie mille per il follow ancora. Bene, ho appena dato la risposta, cambiato idea. Viaggio 256, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. Dopo che ti rianima un medico, sì. Dopo quanto tempo puoi ricordarti cosa ti ha portato? Ok, se ti resta un admin. In teoria non puoi ricordare, non ne so. Aspetta. Qual è la risposta? Dilla. No, non puoi ricordare. E se ti resti in ospedale, giusto. Se ritorni in ospedale. Nemmeno per ricordare. Ok. Solamente se ti rianima un medico. Giusto. Ora è normale che io sono in assistenza da 19 e ancora mi hanno spostato. Sono abbastanza sicuro che quindi sono un po'... Grazie, ecco. L'assistenza le fanno pian piano, purtroppo c'è da attendere. Per essere sicuro della risposta giusta. Giusto, in ospedale non ti ricordi. Un medico può compiere azioni illegali? Durante il servizio no. Ok, fuori servizio? Fuori servizio sì, in teoria. E un poliziotto può essere corrotto? Sì, uno dell'FBI no. Ok, e si può lootare un poliziotto? Allora, sì, tranne le armi di servizio. No, un poliziotto non si può lootare assolutamente. Oh, ok, vabbè. Ho sbagliato, sono confuso con un'altra città. Si può rapire un poliziotto? Sì. Come funziona? Il rapimento di un poliziotto ovviamente ci devono essere dei validi motivi che devono... Non mi ricordo se bisogna andare, se bisogna aprire un ticket o no. Sono molto sincero. Sì, bisogna che ha un ticket e chiedere il permesso. Un ticket e chiedere avere tipo 10 motivi validi per il rapimento di questo poliziotto. E deve essere convalidato da uno staff. Prima per il colloquio o la SPD c'è un file qui di sapere la roba? No, il colloquio della SPD, ragazzi, non c'è bisogno di sapere nulla, cioè più che altro per ora, per il colloquio, dopo magari sì, però per il colloquio intanto no, non chiediamo nulla di troppo difficile. Dimmi. Fammi pensare. Sì, tranquillo. Al negozietto quanti criminali e poliziotti possono partecipare? 2 e 2. 2 e 2. Solo armi bianche, se non sbaglio. Solo armi bianche? Quindi solo coltelli? No, scusa, solo pistole, ho sbagliato. Ah, ok. Quali pistole? 9 mm per i criminali e le combat per i poliziotti. Ok. Sì, non è cambiato il modo in cui lo fanno tecnicamente quando chiedono il Miranda Warning. Sì, esatto. Ovviamente no caschi e no... Sì, chiediamo anche i codici se li conosci. Ok. Cos'è il carjack? È quando rubi un veicolo di un player senza una motivazione valida in RP. E un car kill?
Quando blocchi una player con un veicolo senza una valida motivazione. Cioè ti metti sopra al player con se tu sei un poliziotto, ok? Sì. Dove c'è un inseguimento e per sbaglio investi una persona mentre attraversa la strada, tu sei con le sirene, lampeggianti, stai inseguendo un'auto. Tu sei un poliziotto e investi una persona che sta attraversando la strada perché non si è accorta che stai passando. Cosa fai? Ti fermi a soccorrerla o continui a inseguire l'auto che stai inseguendo che magari ha fatto una rapina? E allora dipende quante pattuglie siamo. Tu, allora, sei tu da solo? Cioè, no, conta che sei un negozietto, quindi siete due poliziotti, quindi un'auto contro un'altra auto, teoricamente, dovrebbe essere. Sì, sì. Insegui, arriva, passa l'auto, magari l'inseguimento passa davanti all'ospedale, schiva il civile l'auto prima e tu invece lo prendi in pieno. Che fai, ti fermi, lo soccorri o vai o scappi e continui a correre a seguire il criminale? Da logica, essendo un poliziotto, io mi fermerei. Ok, giusto. No, ricordati che il poliziotto deve pensare al cittadino, non alla rapina. Se durante la rapina succede una cosa del genere, tu devi fermarti. Però hai risposto giusto, Aus, hai risposto giusto. La sicurezza, poi se tu fermi una persona non ti fermi, sei un incoerente. Cioè, diciamo questo. Esatto. In quel caso lì passeresti tu a essere criminale, non quell'altro che insegue. Posso farti una domanda? Chiedi. Ma le volle di gruppo le fate ancora? No. Ah, ok. No, perché inizialmente volevo fare la volle di gruppo con due miei amici, però... Ho detto, vabbè, no, me la faccio da solo e... Si possono rapinare i lavoratori non whitelistati? No. Neanche nel momento in cui dall'import-export vanno alla banca per depositare i soldi? In quel caso sì, perché non sono più in servizio. Ma in realtà sì. Perché nel momento in cui fanno l'import-export alla banca sono sempre i lavoratori, stanno sempre lavorando. Ah, ok. Perché loro finiscono il lavoro quando vanno a depositare il veicolo. I soldi? No, hanno preso. Ah, ok. Il veicolo da lavoro. E non penso. Ma poi lo posso tu rapini mentre c'è il veicolo da lavoro? No, è divisa da lavoro, non puoi rapinarlo. Lo so. Questo ho sbagliato, cioè alla fine mi sono un attimo confuso. Quindi, ipoteticamente, uno intelligente, teoricamente, tra l'import e la banca dovrebbe essere ancora in servizio. Perché non penso. Se no farebbe import e lavoro, capisci? Quindi il tragitto tra l'import e la banca. La domanda, infatti, è appunto per questa, perché ipotizzando tra l'import e la banca ancora lavorando sta. Vabbè, pensando i soldi che ha fatto lavorando. Esatto, più che altro, perché sennò avrei chiesto. Se no avrei chiesto dal centro impieghi e la banca. Sempre se c'è ancora i vestiti da lavoro. Allora, ipotizzando a prescindere, cioè, se tu fai se tu ti ho chiesto il tragitto tra l'import e banca, per forza sta ancora lavorando. Perché sennò avrebbe fatto la tappa al lavoro, il centro lavori. Nella domanda che ti ho fatto, nell'esempio della domanda che ti ho fatto io, la risposta è no, perché nel tragitto che ti ho fatto io starebbe ancora lavorando. Ah, ok, va bene. Cos'è il car surf? Car surf è quando stai sopra un veicolo, stai seduto su un veicolo quando effettivamente il posto non c'è. Ok. Esatto, Tani ha ragione. Ragazzi, com'è andato secondo voi? È passato o no? Secondo me va bene. Io già la mia valutazione l'ho data. Vediamo cosa ne pensate voi. Io ho già la valutazione mia, l'ho già data. La mia valutazione è già pronta sul secondo schermo, quindi... Faccio l'ultima domanda, vediamo se mi viene in mente l'ultima domanda. Il medico può essere armato in servizio? Solo taser. Giusto. Come pensi che sia andata la whitelist? Cosa? Come pensi che sia andata la whitelist? Puoi ripetere piano perché veramente... Come pensi che sia andata la whitelist? Penso bene, nel senso non ho risposto a poche domande alla fine su tutte quelle che mi hai fatto. Cioè almeno io penso che sia stato bene. Tu poi pensi che sia andato bene? Il criterio è tuo di... Sì, sì, è andata bene, è andata bene. Sì, che bello, finalmente, dopo tanto. Ok, ti metto la whitelist, quello solo.
E la cosa bella che il mio amico mi fa, allora vai prima tu, se la superi tu, voglio farla anch'io. Perfetto. Adesso quindi ti arriverà un altro in attesa, vabbè, farò la fila. Come giusto che sia. Perfetto, ti metto i ruoli. Ecco qua. Perfetto, oh, puoi andare. Che bello. Mi raccomando, sotto nella sezione assistenza trovi la chat vocale per come sta la chat vocale. E mi raccomando, la chat non usarla male. C'è il aspetta, salti c'è... chat. Ok, a posto, allora io. Perfetto, a posto, buona giornata. Anche a te, ti ringrazio tantissimo. Ciao, mi raccomando che è obbligatorio stare sul canale Discord collegato mentre giochi. Sì. Perfetto. Okay, puoi andare. Quindi, cioè, aspetta, ma in quale canale vocale? Quando giochi, poi devi stare per forza obbligatoriamente collegato ad un canale vocale. A caso, uno, però, sul Discord, impero. Ah, ok, va bene. Buona giornata, ciao. Anche a te, ciao. Perfetto, è andato bene ragazzi, dai, sono contento. Siciliano. Ma 2 giorni, deve sicuramente impero comprendere le differenze tra Failure P e Power Game, il 2 dell'8. Poi abbiamo Evo, che abbiamo parlato poco fa, aspettiamo prima un altro. Che veicoli ha la pura su impero? Abbiamo la Crown Victoria, la Charger, quella del 2016, la Charger 16. Abbiamo lo Scout, che sarebbe una specie di Explorer ma non moddato. E un fuoristrada del DGTA, che però non è... è simile al Tawe, però non è moddato, è vanilla. E questi che sono i 4 veicoli principali. Poi abbiamo una moto da strada, una moto da cross, l'autobus penitenziario, un blindato, il centro di comando, tutte le auto borghesi. E un giorno vi faccio vedere, ma ricordate in live, vi faccio vedere le auto che abbiamo. L'8 dell'8, 48 ore di viaggio regolamento, 8 dell'8, quindi era 8, 9, 24, 10. Vediamo un attimo se l'orario coincide. No, è tornata sera alle 19.30, Don Lazza. Ve lo dico. Ciao Don Lazza. Sì. Guarda, il tuo tempo di stop termina alle 19.30 di stasera. Ah, ok. Perché devono passare totalmente le 48 ore. Sì, esatto. Ho capito, quindi ripasso stasera. Esattamente. Va bene, tranquillo. A posto. Buona ciao, giornata, ciao. Ciao, altrettanto. Esco io e mi sposto. Disposto. Comunque, grazie per il follow Versin Q. Grazie mille per il follow. Ci ha provato, ragazzi. Comunque, bisogna aspettare. Come avete visto, vi ho fatto vedere qua. Vedete, si legge qua 19.30. Grazie per il follow, SamTV. SamTV doppia. Giaco X dollaro. Ho fatto l'account 6 dell'8. Che erano 4 giorni fa. Rimandato. Tra l'altro, account speciale Discord più Quitting Wise. Quindi le hanno già detto di tornare con l'account principale. E anche a me mi sa. Infatti adesso... adesso lo sposto e glielo dico. Però ho paura che mi faccia cose brutte. Vabbè, me la rischio. Ciao. Mi senti? Allora, ciao Dani. Ciao, sono in live, un problema? Mi dovete levare il ruolo rimandato perché io non ho fatto niente. Appunto, sono... ciao, sono in... è un problema, sono in live innanzitutto, perché devo chiedertelo. Sono in live, no. Sta facendo la whitelist in live in questo momento. No, tranquillo, ho visto già dal... perfetto. Dal tuo titolo della live. No, volevo sapere se riuscivi a levarmi il ruolo rimandato perché io non ho fatto niente. Appunto, se vai su rimandati stock, qua non c'è scritto. Sì, sei stato rimandato tu, Giaco X, ti leggo rimandato. Ok. Ti leggo qua, rimandato, dovete tornare con l'account principale di Discord, quit in whitelist, poi dopo rimandato un'ora, FK in whitelist. Sì. Perché tu in pratica hai scritto che non hai l'account troppo nuovo e quindi devi avere un account più nuovo, più vecchio. Cioè, un account così nuovo noi non possiamo whitelistarlo, mi dispiace. Se hai un account primario, importato per un account in cui... sì, però mi avete bannato dal Discord. Allora cerca chi scrivi a un admin di farti sbannare per farti sbannare. Purtroppo non possiamo farci nulla. Vabbè. Ok?
Buona giornata. Ciao, ciao, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. Perfetto. Grazie per il follow, Jovisaki. Benvenuto sul canale, grazie mille, benvenuto. Ban evading, sì. Basel ban dal Discord. Grazie mille per il follow, Young Danitz. Grazie mille, benvenuto sul canale. Sì, hai Basel ban, ma non un ban vero e proprio. Probabilmente sì che abbia spammato i token, cioè ovvero quei cavolo di messaggi di merda che spammano ultimamente quando rubano gli account, che mettono... Adesso non so, non me lo trovo, non ci stanno. Comunque c'è, purtroppo, gli dirò, ecco sto qua, vedi, sti token qua, vedi, noi li banniamo, queste persone. Avrà spammato delle cose del genere e quindi è stato bannato dal Discord per evitare che, perché se tu premi quella capa e link lì, che non è successo ultimamente, anzi, state attenti ragazzi, se tu premi uno di quei link, metti uno di quei link là, c'è il rischio che vi rubi l'account di Discord, quindi mai premere account. Un giorno l'ho fatto per sbaglio e fortunatamente non mi hanno rubato l'account, perché ho attivato l'attivazione due fattori, quindi attivatela ragazzi. Giovanissimo tenente, Luigio Reisenkov, mi ha scritto. Se dati un tasto per mutare la live così, così cose si dicono cose. Sì, però devo farlo, dovrò farlo, infatti lo faccio un giorno. Fatti adesso tasti di scelta rapida, avvia streaming. Desktop audio. Stoppiamo l'audio con questo qua e lo riattiviamo con questo qua. Perfetto. Proviamo a vedere. Perfettissimo. Comunque Dani, io però il discorso della promozione tenente lo voglio sentire, ragazzi. La promozione tenente è stata interrotta dal comandante. Prendetevela col comandante che non mi ha fatto fare il discorso di promozione. Poi, esatto, mamma mia, mi sono rimasto così male. Anche la gente è proprio furba che preme sui file.exe, sì ragazzi, cioè io non so, la gente non deve premere su sti link, ragazzi. Non premete i link token che vi rubano gli account. L'allero smesso su Strife. Va bene, perfetto. Allora ti banno ora che mi c'è su Strife così in questo modo malo modo. Sei molto simpatico come staffer. Grazie, grazie mille, Versing. Usa il BS che ti dico dove sta. No, 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 l'ho trovato. Già trovato, già trovato i pulsanti. Così muto, così smuto. Col 3 muto e col 2 smuto. Infatti, vedete che sto scrivendo. Fatto, cosa ha fatto Jovisaki? Comunque per gli amici Spider, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. Sarà simpatico anche a tutta la gente che ha rimandato. non lo so, basta che autorizzi la cosa per l'investigativa. Roba investigativa, cosa? Roba? Quale investigativa? Non esiste nessuna investigativa, Strife. Fine well, sì, adesso la facciamo un attimo, ragazzi, un attimo. Comunque io, di fatto, ho rimandati un po' di persone, ho rimandato nella mia... Cioè, Dani, io ho rimandato un po' di gente, 1642 persone. Sarò cattivo? Forse. Comunque, no, vabbè, semplicemente sono abbastanza severo sulle cose. Comunque, aspetto Strong o Ninja. Perfetto, aspetta Strong e Ninja, allora. Siciliano. Vediamo un po' siciliano. Regolamento, vai, lo spostiamo. Velocemente dai il malai in VL. Beh, sinceramente non è che do il malai in VL. Semplicemente sono severo, ragazzi. Bisogna essere severi al punto giusto. Ovvero, devi sapere fare una whitelist bene e corretta. Se mi fai una whitelist bene e corretta, io ti do la whitelist. Se no, no.
Oh, puro. Ma che vuoi? Preppistone. Puro a chi? A me? Beh, dipende. Diciamo, a certa, in base alle situazioni, sì. Fatto 1600. Cosa ha fatto 1600? Vai, vado, vado. Ora facciamo sto siciliano. Buongiorno. 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 Guarda, sono in live. Sì, va benissimo. È un problema? No? No, no, Perfetto, mi no, raccomando di utilizzare parole consone alle politiche di Twitch, no. Sì. eh? Bene, bene. Allora, vedo qua, è stato rimandato da Nazza qualche giorno fa. Sì, sono un po' di giorni. 2 giorni deve reagirsi con l'evento di impero e comprendere le differenze tra Febbre e Power Game. Ok. Vabbè, facciamo un po' di domande generiche sul regolamento e poi vediamo come te la cavi. Bene, bene. Ok, parli un po' del tuo background innanzitutto, cosa vuoi fare nel server un po'. Specchio Chrome. Ah, io quando faccio i colloqui, io non faccio molti colloqui all'SPD, in realtà, quindi vedremo se mi trovate. Forse no, lo faccio solo perché sono in live, quindi forse oggi pomeriggio farò i colloqui in live, quindi vedremo. Sei? Ok, Sì, ci sono. mi parli un po' del tuo background, allora avevo 20 secondi. Questo, diciamo che il mio background come... Aspetta un secondo. Ti distruggerò in live house. Dipende, se ti pesco io a farti colloquio, sì, se no ti pescheranno gli altri Background. sergenti. Sì. Tu vuoi sapere cosa voglio fare? Diciamo che voglio fare Questo una non mi vita, diciamo, da convince molto criminale. le idee che ha, perché mi sto sentendo un po' confuso. Criminale, ok. Va bene, ok. Allora, iniziamo con qualche domanda. Allora, definizione base di RDM e VDM. Quindi è sempre così, le Vabbè, domande più il facili, poi vanno quelle VDM è più difficili. l'uccisione di una con un veicolo di un player. E RDM è l'uccisione di una persona senza volito motivo RP. L'ultimo cosa hai detto? Qual era l'ultimo? RDM, ho detto l'ultima. Devo Eh? dirti cos'è? No, no, l'ultimo che hai detto qual era? Ok, RDM. che non ho capito la lettera iniziale. Quindi, ok, giusto. Definizione di power game. Definizione power game. Ti faccio degli esempi? Sì. No, prima la definizione, poi gli esempi. Ma il colloquio dell'SPD non Il si basa power sul game è sapere solo dal fatto. tipo Chiediamo tutto, chiediamo abusare di tutto, Dawson. Di tutto le possiamo meccaniche di chiederti. gioco. Abusare le meccaniche di gioco, quello però è bug abusing anche. O abusare le meccaniche di gioco in senso che semplicemente non è anche per forza power game, può essere anche altre cose. Può essere sia bug abusing che power game, che un failure RP. Diciamo che azioni non verosimili, ecco. Ok, questo è più giusto. Utilizzare meccaniche di gioco per compiere azioni inverosimili. Mi fai 3 esempi di power game? Sì. Camminare su delle rocce scalzi. Tenere un'arma pesante senza il borsone. Salire con una. Scusami, salire su una montagna mirando con un'arma per essere più velocemente. E buttarsi da un palazzo per scendere prima. Ok. Definizione di Secondo te posso dire un sì. power game che ho studiato un bordello per saperlo perché al di fuori dal regolamento, che già me l'avevano fatto prima questa domanda. Quello Vai, vai. che mi ha rimandato di 2 giorni, Vediamo, che mi ha vediamo. detto dimmi un power game che non trovi sul regolamento. Esatto. L'ho studiato e a quando ho capito sarebbe andare a nuoto dallo Sandos Custom, dallo Sandos Custom, scusami, dallo Sandos fino a Caio Perico. Ok, ci Caio sta. Perico, come si chiama?
Ci sta, giusto? E definizione di no fear. Definizione no fear. Aspetta. No fear. Vabbè, è la mancanza simulazione della paura. Ok, giusto. Mi fai degli esempi di no fear? Sì, per esempio se ti puntano, mica puoi continuare a stare a scherzare, ecco, devi simulare che hai una paura, alzare le mani, ovviamente. Ok, E mi fai un esempio poi... di no fear in cui ti trovi da solo senza che nessuno ti punti o che ti faccia paura? Sì, quando per esempio cammini sopra un palazzo, almeno io mica cago sotto, gentilmente. Ok, giusto. Giusto. Bene. Brate, devi fare la domanda tu. Cos'è il combat log? Combat log. Cazzo, speravo visto. Combat log, se non mi sbaglio, è un inizio, un'azione Intanto è anche bello già in fare dire altri corso. staffer, ci tengo spesso a fare venire anche altri staffer, appunto, perché è bello sentire le Giusto? domande che fanno loro, anche magari per così imparate anche nuove domande da altri staffer, così Sì, sarebbe questo barate un almeno quello po', che mi viene così è in un po' un mente. cheat, così barate un po', così se magari si sposta Brad, lui sposto io, sapete che domande vi facciamo. Quando è che si Quindi può sparare dal veicolo? Mi sento quando è che si ma può sta sparare dal veicolo, leggendo, scusami. non lo so, Quando guarda, si adesso può vediamo. sparare dal veicolo? Hai scritto gli admin? Bene, adesso ti va, magari Ah, ti perché farei c'è sbannare. un'azione? Cioè, non capisco Per il ban perché di dovrei sparare staff dal dovresti aprire veicolo, un se magari mi spieghi un po'. ticketade e chiedere Quando è direttamente che in un si può ticketade se sparare ti dal veicolo, accettano. spero? Comunque, essendo co-founder, chiedere o Ade o Ninjo, che sono i founder principali del Quando server, quindi chiedere a sei... loro. Cioè, ma Comunque quando devi sono giocare su tuo Impero da spara dal tanto, devi veicolo, essere sbaglio? conosciuto come player su Impero senza aver troppi warn o ban. No, non si può sparare dal veicolo. Comunque è Penso troppo cazzo. swag guardarsi le live tue con la No. febbre. Perfetto, Tranne febbre che come mai? sei passeggero e la macchina è ferma, penso. Itzman, grazie mille per il follow, Quali sono benvenuto. le tre fazioni neutrali dal server? Vaccino, house, cazzo, Il ce l'ho dopo cartello? domani. Giovedì ce l'ho. Speriamo vada tutto bene. Hai detto fazioni? Il Ah, spero che ci cartello? sia riuscito a fare whitelist. Allora dovrei sudartela la whitelist. Poi non mi Allora viene no, più in aspetta mente, qualche mese, chiederei magari potrei una richiedere risposta a VIP. caso. Quando è che la polizia può sparare per prima? Quando è la polizia può sparare per prima? Quando abbiamo invece una rapina alla... Aspetta. Quando Questo ragazzi mi sa i che non criminali passa. dopo un paio Ah, secondo di respect? Sono 10 minuti che contento. Almeno la gente fuggono, impara a fare un po' di si può whitelist. sparare alle Aiutiamo a fare un ruote. po' di whitelist. Beh, è utile seguire le whitelist in live appunto per imparare meglio il regolamento, ragazzi. È un po' come un Dopo 20 ripasso adesso è medico, online, dopo tipo la quanto puoi DAD. ricordare? 10 minuti ci siamo, raddoppiati eravamo 18. Ah, Dopo 10 perfetto. minuti Non ho che ti è capito. arrestato, c'è il Mai tempo. nominato? Sì, Cosa? ti Io? arrestano. No. Per il No, TSA la Admin, DAD no. no, perché a me Mi hanno non è sgamato col arrivato. traduttore Sei F. uscito slash ambulanza? Slash ambulanza? No, neanche. Mutiamo un attimo, siciliano. Mutiamo un Va attimo, eh. bene, va bene. Va benissimo. Che poi mutiamo un attimo, basta che stai in live e sente. Sì, infatti. Comunque non sa molto il regolamento, eh. No, ho Lo visto. rimandiamo Il 24 ore. manco Anzi, no. l'ambulanza, ma che Non detto rimaniamo che sia 24 inutile. ore, rimaniamolo 3 giorni perché è già stato. 48. No, ah sì, 48 perché è già stato rimandato 2 giorni da NASA. Rimando 48 Sì, comunque. ore. No, House, è giusto che sentiate anche cosa facciamo noi staffer, cosa diciamo noi staffer quando ci mutiamo e confabuliamo quelli che facciamo. Sai, Fabuliamo vorrei fare io sparando. la white and black. Quando mi fa entrare la white, vabbè, vuoi fare la whitelist impero? Vieni supremo, ma ce l'hai Supremo. già tu. Quando parliamo male, no, non parliamo male. Già, Bobby. Vabbè, lo ciao Bobby, smutiamo di sono in 15 live, mi vita. raccomando. Non fare come Cuccio tempo fa, Capuano. Ma infatti io volevo fare l'entrata Mi un stava po' chiamando un attimo. complicata. Mi devo Smutiamo. mutare.
Rieccomi ragazzi, mi hanno chiamato il cellulare. Comunque, rimandato 24 ore, rimandato 48 ore, di passare regolamento di impero, perfetto. Ok. Rimandata, esatto, potevo sbagliato, mi sono corretto subito. Grazie Paolo, te lo chiedo a te, posso venire anche stasera dopo l'avventura per il colloquio della polizia che sono al lavoro? Sì ragazzi, i colloqui della polizia rimangono aperti 24 ore, quindi dalle 16 di oggi iniziano ufficialmente lì, ci mettiamo a disposizione tutti. Quando finiamo i colloqui dalle 16 in poi lì, se manca altra gente farò un comunicato che si potrà fissare un colloquio scrivendo in privato a un sergente. Ad un sergente che metterò, il taggerò lì. Quindi... Sì, possono farlo nell'arco di 24 ore. Dalle 16 di oggi alle 16 di domani, teoricamente. Oppure magari prolungheremo la sera di domani e vedremo un po'. Hai piaciuto fare la VL con più di due staffer che con uno solo? Sì, ma raga, perché invece niente, perché magari uno staffer è più buono, uno staffer è più cattivo, magari sentite anche whitelist diverse, quindi è più importante, più, diciamo... Ma cosa vuoi, Supremo? T'ho salutato! Buongiorno, Supremo! Cosa dici che non t'ho salutato? Tanto la domanda più infame delle white è le zone arancioni. Sì, zone arancioni che manco le conosco in realtà. No, le conosco in realtà perché sono quelle zone in cui guardano le fazioni illegali. È un po'. Sono cose un po' difficili comunque le zone arancioni. Comunque. sì, sono cose che sinceramente non ho mai visto io da poliziotto. Che le zone arancioni sono più zone che. Che vengono fatte da. Vengono trattate da mafie, da gang. Quei gruppi criminali lì. Vedo che hai fatto i soldi e non saluti più comunque. Ma come dici, Supremo? Ti ho appena detto che ti ho salutato. Dai, non far l'offeso che sei qui. Ti saluto ogni giorno che passi. Quando, ogni giorno, tra virgolette, ogni volta che passi. E spesso passo anche io da te a salutarti. Dai, ma la roba è 3 giorni a Forzancudo. Di Accademia c'è ancora. Tenni, l'Accademia vogliamo rimetterla, abbiamo voluto rimetterla appunto perché sì, la rimettiamo, ma sarà un po' diversa, vedrete poi. Sono zone segnate dal cartello della mafia per le stesse, esatto, sono le zone che riguardano i punti, diciamo, sono delle zone delle gang, delle fazioni criminali che vengono assegnate da proteggere, che devono essere chiesti tramite ticket per attaccare la fazione vincitrice azzurrica la zona, è veramente una cagata pazzesca che io non ho mai capito perché non essendo criminale non ho mai trattato quell'argomento. Lo chiedo ogni tanto raramente in live, però in whitelist, ma è raro che lo chiedo, perché comunque è una cosa che devi entrare in una fazione per poter... è tutto. E non si può sparare a vista come nelle zone rosse, esatto. Poi mi devi spiegare chi te l'ha fatto fare. Cosa, Supremo, che te l'ha fatto fare? Entrare staff? Allora gli elicotteri. Entro quanto posso rispondere? Possono rispondere gli altri? Gli altri dipende. Quando sono liberi rispondono, ragazzi. Non c'è un tempo. Non c'è un tempo. Biato Giovanni 03. Vediamo un po'. Sì, che background corto, mamma mia. Lo sposto, si è sposato Manu. Vedete come posso rispondere? Sì, comunque ti ho già detto, dipende. No, non ti preoccupare, scrivi pure su Discord se vuoi. Vediamo se è sistemato il BG lui. Il tiro tornato all'intenzione di fare un gruppo criminale che prende, che prende il controllo del totale vendita del mercato nero. Sfruttando anche la corruzione delle parti carica. Perfetto. Quando, mamma mia. Da poco mi bannano da Twitch per queste parole che leggo nel background. Perfetto, l'ha sistemato. Facciamo qualche domanda sul regolamento a questo ragazzo, dai. Ciao Evo. Oh. Ciao, buongiorno. Sono in live, è un problema? Cosa?
No, no, nessun faremo problema. La whitelist in live. Sì, nessun problema. Perfetto, un attimo solo, eh. Mi dà fastidio. Mi riesco un attimo comunque. CTV cosa che mi guarda. No. Scusa, te l'ho rubato. Niente, ma non mai fregato. Mi ha inculato il ragazzo da fare la whitelist. Comunque la fa lo stesso. Supremo. Comunque conta così che mi fa piacere vederti in live. Se perseveri, vedrai che magari tramite la tua live qualche. Dice come si fa l'RP. Raga. Io Supremo cerco di farle portare le whitelist in live appunto per aiutare i ragazzi che vogliono entrare su Impero a imparare il regolamento tramite la mia live, vedendo le domande che faccio, le risposte che do, le correzioni, e anche comunque un modo per poter insegnare alle persone che magari sono nuove di poter insegnare a imparare il regolamento di Impero. Quindi è questo qui, l'occasione che do alle persone. Sì, è veramente utile già. Adesso vediamo questo qua. Ok, scusami, devo parlare un attimo con la chat. No, tranquillo. Allora, bene, allora, mi parli un po' del tuo background, anzi non l'ho già letto, quindi lo conosco. Ho visto che hai migliorato il finale, perfetto, quindi facciamo sì, qualche bene. Domandina. Bene, allora. Definizione di RDM e VDM. Allora, VDM significa uccidere un player investendolo con un veicolo. Invece RDM significa Random Deathmatch, uccidendo un player senza un valido motivo RP. Ok. Ok. Definizione di metagame. Allora, metagame sarebbe Gila. Utilizzare un'informazione. Tuo VIP, sta? Quel VIP, allora presa, fatti vedere più spesso. Al di fuori dell'RP, ad esempio da una live di uno streamer. Ciao Acrelia, buon pranzo, ci vediamo, grazie. Ok, mi fai degli esempi di metagame? Allora, esempi di metagame come in buon pranzo, che ci vediamo, grazie per questa qua. In che senso? Beh, come un metagame, un esempio di metagame. Ok, ad essere? Esempio se tu sei in una situazione di pericolo e ti vengono disattivati i dispositivi elettronici, tu comunichi tramite Discord ai tuoi compagni e quella è una situazione di metagame. Il metagame IC invece cos'è? Il metagame IC può essere riconoscere qualcuno Kenjo, dalla voce. Grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. Se okay, è mascherato ovviamente. Giusto. Oppure un altro un po' più complicato qual è? Oppure sentire delle voci nella propria testa, ad esempio se tu sei al primo piano senti parlare della gente fuori e utilizzi queste informazioni. Ok. Sì. Grazie per il follow YMXR co X Marco Y, okay, va bene. E definizione di no fear. Allora, no fear sarebbe non aver paura. Senti l'audio un po' basso? Durante un'azione. Ma forse ad no, esempio, è alto, ragazzi, alto. Il microfono mio si sente molto alto. Casi. Ma ripeti? No fear sarebbe non aver paura, cioè non simulare la paura che si ha durante una determinata azione. Ok. No fear da solo, in cui ti trovi tu da solo e basta. Quando puoi compierlo? Ad esempio se sono sopra un palazzo, cioè io dovrei avere un po' di paura. Se sono sopra un'altura. Ok, ci sta, giusto. Evo? Prego. Sì. Quando è che puoi lutare un poliziotto? Quando? Puoi lutare un poliziotto. Posso lutare un poliziotto tramite ticket quando avviene il rapimento, però posso lutarlo solo dei dispositivi elettronici, non di altri. Non posso togliere gli altri. Quando è che la polizia può sparare la pista?
Può sparare a vista nelle zone rosse. Anzi no, la polizia non può sparare a vista. Può o non può? Non può. Cos'è il combat log? Il combat log sarebbe... gli altri ragazzi live, come sentite l'audio? Durante... Alto, basso? No, aspetta... Normale, bene, bene. Teo Official Mano, grazie mille per il follow. Benvenuto. Bassino, su un ragazzo, qua, però, che sono al massimo, ragazzi, loggati. Voce, la mia voce e poi anche così al in massimo. Quel momento nel... Quindi non so, che, non so che dire, ti avvicina al microfono. Ora meglio? Perfetto. Ripeti? Il combat log sarebbe quando c'è un'azione, in quell'azione possono partecipare solo player loggati. Quando è che puoi effettuare un permadeath con una sola motivazione? No fear. E basta. Oppure se, se sei il capo di un defazionamento ci può essere. In un'azione permadeath chiesta per una sola persona, se sì. Muoiono una persona accanto nell'azione è perma pure per loro. No. Sei sicuro? Sì. Se un'assistenza te la fa un admin, è possibile chiedere la rivalutazione? No. A cosa comporta se la chiede? Ci potranno essere dei dei provvedimenti per quanto riguarda anche ti potrebbero togliere auto o soldi. Qual è il range di un'azione alla Pacific, una rapina? 500 metri. Di un campo droga? 500 metri. Di room? 100 metri mi pare. Sbagliati tutti. Sì, me li sono letti. No, li sbagliati tutti. Non è che li letti. Alla cocaina, quante agenti, quanti criminali? Ok, riecco, mi si traduce a Mazik. Leggi l'attimo privato. Sì, ho letto Mazik, ho risposto. Il capo del defazionamento, che cazzo risposta è? Boh, ragazzi, scusate, non stavo seguendo, perché mi ha risposto a questo Mazik in privato. Ciao, Musali! Come si chiama anche il plugin bellissimo che ti ha collegato in base al ruolo? Si può usare sì. Il si rapino. Chiama... No. Better Role Colors. Quali sono le tre fazioni neutrali dal server? L'ospedale... Il concessionario e l'armeria. Sto leggendo 100-100. Boh, adesso, adesso mi ritorno a seguire con risposta a Mazik. Sono neutrali per non fornire. Cioè, non sono né dalla parte dei criminali né dalla parte di. Non sono dalla parte di nessuno. Ok, rieccomi. Dimmi un po'. Faccio un esempio di una rapina al negozietto. Io e te, Evo, andiamo al negozietto e facciamo scattare l'allarme. Dopo che arriva la polizia inizia a contrattare. Dopo 4 minuti decido di concludere la contrattazione. Sparo all'interno, così i poliziotti fanno irruzione. Un solo poliziotto fa irruzione, l'altro resta fuori per coprire il poliziotto entrato. Io faccio no. Il poliziotto che entra. Prevenzione neutrale abbiamo. Dico, i medici, fatto uno. Poi ci sta concessionario e armeria. Quando sono in servizio sono. Decidiamo di uscire al negozietto neutrali. E sparare pure l'altro poliziotto. Quali sono gli errori di questa azione? Allora, um...
Il minimo di contrattazione sono 5 minuti intanto, e non 4. Io non posso aprire il fuoco verso il contrattatore. Non ho aperto il fuoco verso il contrattatore. È entrata la polizia, ha fatto irruzione. L'elicottero si può usare in rapina? Da parte della polizia? Da parte della polizia sì. No, non si può usare. Né polizia né criminali. Invece nelle azioni free room polizia la può usare? Sì. E i criminali invece per rapire una persona con un elicottero lo possono fare? Sì. Ok, giusto. E al negozietto in quanti criminali vanno? Al negozietto ci devono essere due criminali. Al Gabriele si possono avere ostaggi? No. E al Ponson invece, che sono tre poliziotti contro tre criminali, possono avere un ostaggio? No. Dove si usano le armi automatiche nel server? In che occasioni? Nelle zone rosse. Quali? Ai campi droga. Quali zone rosse? Il campo droga della carabina. Della carabina? Sì, della cocaina. Della metanfetamina e processo oppio. Ok, poi? Altri posti in cui si possono usare le armi automatiche, quali sono? Nel campo della carabina. Alla banca Flica, alla Blaine. Ok, va bene. L'assalto alla centrale, in quanti criminali possono partecipare? L'assalto alla centrale... 10 criminali, mi pare. No, 8. E quanti poliziotti 8, possono okay. difendere? Illimitati. Ok. Ci mutiamo un attimo, poi io e Ballada ne parliamo un attimo. Sì. E andiamo? Oh, ma sbevuti i range delle azioni, ricotto in rapina in polizia. Io direi che possiamo... Aveva difficoltà a riconoscermi gli errori. Giovi, Isaki, non la posso rapina. Dirtelo cosa mi ha scritto Magic. Comunque... Sì, o meno. 48, 24 ore? 20, 24. Sì. Lo dico. Ciao, Evo. Guarda, abbiamo deciso... Scrivi tu o scrivo io, Bradley? No, vai te, vai. E guarda, avevo deciso di mandarti 24 ore per il regolamento di Impero. Ok, ma posso sapere gli errori? Eh sì, adesso te li spiega lui, i suoi, io te li corretti sul momento. Ok. Mi hai sbagliato tutti i range delle azioni. Avevi difficoltà a riconoscermi gli errori della rapina. E l'elicottero della polizia non si può usare nelle rapine. Va bene? Sì. Posso. Va bene. Salve. A posto, ciao, buona giornata. Ciao. Perfetto. Gennaro Scarola. L'abbiamo in attesa. Sembra uno che abbia già sia stato rimandato. No, però c'ha un anno di esperienza RP con 3 mesi d'account Steam. Aspetta. Spostamelo. Spostamelo, che c'ha okay. un mese un anno di esperienza RP, poi 3 mesi d'account. Ah, infatti ho scritto circa un mese che pratico RP e mi guardo live da un anno. Sì, lo sto leggendo, infatti sto capendo. Quindi? Background dove l'ha mandato? Gennaro Scarola, fammi vediamo, vedere se lo l'ha copiato. Vediamo un po'. Bello lungo. Fammi vedere se l'ha copiato perché... Controlla tu che i tuoi metodi. Dimmi se sbalza l'età alla seconda riga del background di testo. Eh? Sbalza l'età alla seconda riga. Un attimo. Questa infanzia, Gennaro nasce in un piccolo paesino con la sua infanzia in modo brutto perché il padre è alcolizzato. Okay. Questa infanzia così. Poi dopo parla sempre, cerca crescendo nel modo di pensare, conseguenza di entrare in un modo chiuso. Riesce però a prendersi... Poi... Intorno ai suoi 16-7 anni, cioè parla dell'infanzia e poi inizia di vabbè, comunque sì. Spostiamo. No, non ha scritto un finale con gli obiettivi.
Ha scritto verso la città di Imperia, ha scritto tipo diretto verso la città. Una volta che il Gennaro non diede più il pace, allora vedo tutti come ostili o come pericoli, essendo che a volte è molto scontroso. Da allora ha solo intenzione di vendicarsi, trovare quello che non ha mai trovato nella sua città. Allora viaggia verso una destinazione, città di Impero, e non scrive cosa vuole fare. Lo sposto. Ciao Gennaro. Ciao. Ciao, sono in live, è un problema? No, non dovevo. Ok, guarda, devi sistemare la parte finale del background. Ok. Devi scannare gli obiettivi. Sì. Che ha il tuo personaggio sulla nuova città di Impero, come scrivi che aveva. Ok? Ok, quindi gli obiettivi. Gli obiettivi del tuo personaggio. Va bene. Ok? Allora, sistema è ritorto, perfetto. Perfetto. Ciao ciao. Ciao. Marco Po che doveva essere Grande, rimandato per il voglio un tempo di Gennaro sto. compa. Male, ma usali. Ma Alessio Matavo ci aveva. L'ho rimandato io stamattina. Aveva l'account Steam che l'ha copiato un'altra persona. Il background copiato, Dani. Perfetto. Vedi se non l'ha più copiato? Tu che hai scelto i metodi? Non volevo negargliela, però. Dove sta? No, no, non l'ho copiato, però è corto, mi aspetto. No, non è tanto. Ma guardi quello di Full Metal Alchemist. Eh? Cosa? Owen, prosciutto. Owen, basta, chiami prosciutto. Ma Bradley, perché hanno chiesto questo qua, hanno chiesto. No, no, No. no, no. No, È sono lui. io, Younless. Vai, Dani, buone whitelist. Spero Grazie. che non ti ne Glicentano. Perfetto, perfetto. Bene, bene. Va a posto, buona giornata, Bradley. Buona giornata, Staffer Dani. Ciao Marci. Ora senti meglio? Sarà che magari senti meglio in generale. PDS, oddio, paura. Ha un nome che mi mette ansia. Vediamo un po' un attimo. Dove devo ampliare il background? A marzo? Se ormai sei un meme Daytona ti ha dato solo. E Daytona è morto. Comunque, vabbè. Background è corto. Sì, troppo corto il background, lo sposto. Ciao PDS. Mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Sono in live, è un problema? Ok, No, no, tranquillo. guarda, devi ampliarmi il background. Ah, ok. Ok, quindi amplia e torna tra un po' quando hai fatto, ok? Va benissimo. Posto. Arrivederci dopo. Ciao. Perfetto. Chiocciola PDS rimandato deve ampliare il background. Perfetto. se ormai ma come fai a non far vedere il server disco del live? No, semplicemente perché ho tagliato la parte, cioè se io facessi così, cioè ho tagliato la parte, si taglia la parte, ma che in automatico OBS, penso che in automatico OBS lo fa, perché anche se metto in finestra vedi taglia, e OBS in automatico lo fa. Ciao Pika, buongiorno, ma dove sei finita Pika? Oggi sono i colloqui, vieni a fare un po' di colloqui con me. Io vorrei Owen a fare le UL, Owen vieni con me dai, vieni a fare le UL, Owen vorrei entrare nello staff, però poi non ha più chiesto. Tre quarti non la passano, sono troppo maniacale con il regolamento. Owen. Ti ho fatto il mano. E poi sono io che avevo fatto la whitelist e poi mi hanno bannato. F. F per il ban di mano, signori. Comunque. Avevamo fatto. Mi hanno messo il follow un po' di persone che non me ne sono accorto. Comunque, a proposito. Si tratta di. Ringraziare comunque
Marco Po 97, Angelo TV, benvenuti sul canale, grazie mille per il follow, ragazzi. E Brioche, il tuo follow non arriva perché? Perché forse Brioche me lo hai messo tempo fa. Perché tu mi ricordo, Brioche, che me l'avevi messo ancora quando streamavo solo Santos. Quindi mi sa che tu il tuo follow non arriva. Perché è già arrivato tempo fa. Mi sembra che Twitch in automatico non ti manda i follow secondari. Cioè, perché se tu ti iscrivi, poi ti togli e ti iscrivi, non rimanda le notifiche. Io ho l'ansia del colloquio in polizia. Vedrai poi. Posso? Come Owen? Owen, devi chiedere ad Ade se puoi venire a fare le whitelist con me. Chiedi ad Ade e poi. Se Ade ti dice ok, vieni. Musa lì, che cattiveria. Smico.fnm. Lo spostiamo, ho paura però. Ciao. Smico. Smico, mi senti? Smico 1, smico 2, smico 3, smico non c'è. Perfetto. Non c'è. Perfetto, vediamo un po'. Posso fare i colloqui come l'altra volta? Io oggi, per favore. Vedremo. Ci sto io in attesa da un po'. Marco Po. Ah, ecco Marco Po. Adesso vediamo subito Marco Po. Lego.fnn prevedo voce bianca. Ma tanto non parlava, è anche ora FK, infatti vedete che è rimasto giù nella whitelist conclusa. Owen, sì, Brush no, Brush non penso giocava dai tempi in cui giocavamo io e te su Los Santos, quindi penso sia arrivato un po' più tardi. Adesso si è svegliato, amico. Tutto bene, Pika? Tu, tutto bene? Oh, la mia schiena. E infatti, vedi, Brioche è arrivato con i 64 slot. Infatti, io gioco da quando c'erano 32 slot. E quando c'era Over, mi sa anche. Pika, oggi pomeriggio io ti voglio con me in servizio e facciamo i colloqui, capito? Perché come la scorsa volta mi hai mandato a fare i colloqui. Ci devi essere anche tu. Anche tu mi manchi, quindi devi venire a fare i colloqui oggi. Dai, tanto logga almeno, dai. Non sparire come fanno certe persone. Owen mi ha messo il follow. Cioè, tutto questo tempo e Owen mi ha messo ora il follow. Mamma mia, mamma mia. Comunque, dai, grazie per il follow, Owen. Benvenuto sul canale. Convinto di averlo. Vediamo un po'. Una settimana dell'esperienza RP. Mi sa che non va bene, Marco Po. Marco Po, mi dispiace, ma purtroppo hai poca esperienza. Ti devo rimandare. Ciao, Marco. Ciao. Senti, ho Ciao. visto che sei live da me, però purtroppo hai poca esperienza RP e una settimana non basta. Guarda, io infatti ho provato una settimana fa e mi hanno rimandato di 7 giorni. Esatto, ho provato, torna tra. È troppo poco comunque. Torna quando raggiungi un mese di esperienza, ok? Ok, grazie. Ciao. Perfetto. Ciao Drake, rimasto per voce bianca significa quando la voce era bambino, qualcuno che vergogna. Cosa vuoi, Vasca? Comunque, buongiorno Vasca. Tenente è diventato un meme del dipartimento. Come mai? No, no, perché?
Non sono un meme io. Esatto. Cazzo, ti chiama Manuela? Ragazzi, io mi chiamavo Manuela in RP, ma quando facevo l'RP da femmina, facevo il full RP una volta. Comunque, Nikici 1707, benvenuto sul canale, grazie mille per il follow. Non toccate Dani, che è la mia persona preferita di partimento. Vedi che c'è Pika che mi difende, per fortuna. Sì, l'ho visto già ieri comunque. Owen, sta foto fa abbastanza ridere. Ti voglio bene anch'io, Waska. Purtroppo ci sei poco alla sera, quindi ci vediamo poco o niente. Quindi. E niente, diseredato. Certo, se dici che non ti vergogni di essere mio figlio in RP. Sì, ancora FK in whitelist, cioè ancora FK in whitelist, mamma mia. Sì, che ho capito chi sei su Discord, House, certo che ho capito, mi ha scritto prima in privato. Sei Commander. Basca, mamma mia. Drake e Waska, mamma mia, due cretini siete. Perché? 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 E niente, Waska deve essere sempre il solito. E vabbè. Waska è il solito. Waska deve essere sempre il solito a fare questi commenti molto. Mamma mia. No, non verrai rifiutato per questo motivo. Se verrà rifiutato, verrà rifiutato per altri motivi, però non per questo, sicuramente. Picchia, vuoi fare well? Leviti in attesa. No, ce l'hai già. Emanux, grazie mille per il follow. Benvenuto sul canale. Benvenuto. Brosh, ma tu ce l'hai la whitelist su Impero? Rischi di non passarla più, Owen. Ciao ragazzi, chi? Hai addirittura un segreto, gli dice. Ok. Drake, dipende, se non ce l'hai più devi rifare la whitelist, sai?
Le tastiere quelle silenziose. In effetti, la mia tastiera non è silenziosa, è tutt'altro che silenziosa. Sono 13:46, ragazzi. 13:46 sono. Usali tutto bene, tu come stai? I moduli per la TV Cherry ce l'ho. Ecco, si è collegato Drake. Un Drake selvatico. Comunque. Ma guarda che ventilatore io non ce l'ho. Io non so che rumore sentite voi. Il ventilatore è spento. Cioè, ora accende il ventilatore. Alexa, accendi il ventilatore. Questo è il ventilatore. Sentite? Cioè, quello che sentite è la ventola del PC, sono quelle che sentite in senso profondo, così. No, Giovi, se tu esci da Discord Impero e poi rientri subito non è un problema. L'importante è che tu loghi, che tu non perda molto tempo. Cioè, se tu quitti il Discord Impero ma tipo non loghi da molto tempo, allora in quel caso lì sì. Alexa, spegni il ventilatore. Alexa, spegni il ventilatore. Non mi ascolta. Nancy Gabriele 04, benvenuto sul canale, grazie mille per il follow. Sto Drake, adesso lo sposto e lo banno. Continua a entrare e uscire. Comunque, ma così non ti vengono in mente, Arci, cosa? Io l'ho fatto 2 volte la guardia su Impero. Troppo forte sei, ma l'hai passato? Musali, vediamo, l'ha passata? Non c'è neanche più, mi sa. Comunque, boh. Ah, entrambe le volte sei passata. Bene, bene, bene. Bene, bene. Ah. No, non divento un meme, non divento Manuela Belli per 3 minuti, no, 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 no. E poi non ce l'ho neanche più Clownfish, non lo uso più tanto che non ce l'ho neanche più. E no, dopo le 2 io vado a mangiare, Pika. Se me lo permetti andrò a pranzare dopo le 2. Bradley, vieni a fare questa guardia, questa sto qua, a vedere se ha completato il background o no, invece di stare sempre giù insieme agli altri. Vieni a fare sta whitelist sto qua, vai. Facciamo l'ultimo insieme e poi. Poi vediamo. Io mangio alle 2, Pika. Sì, mangio alle 2 ed è tardi. Sì, è tardi, relativamente tardi per le persone normali. Però è fatto che io non ho fame, cioè. Allora, sono un clown, quello lo dice a te stesso. Se diventi clown per 5 minuti ti do 5 euro. No, no, Clownfish non ce l'ho neanche più, ragazzi. Non ce l'ho neanche più installato, Clownfish. Ho cambiato PC, non ce l'ho più installato. Ma che scaricano? Ma che scaricano? No, no, raga. Anche la del PC con la mia scheda. Che scheda video c'hai, Drake? Trenta settanta Ti, e io mi devo comprare 3060. Io vorrei comprarmi la 3060 appena riesco. Adesso vediamo un po'. Vedremo un po'.
Ragazzi, io che facciamo? Facciamo l'ultima whitelist o stacchiamo? Ditemi voi. Facciamo quest'ultima whitelist o stacchiamo? Ehi, mano. Fare l'ultima, falla, 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 tutti vogliono farla. Allora dobbiamo fare. Facciamola, facciamo. Va bene, la facciamo, la facciamo. Sì, Muse, te che non te ne frega niente, sinceramente. Non te ne fregherà niente, però comunque sì, la facciamo, dai, vediamo un attimo. Oh, Drake non la fa con me perché Drake lo banno. Allora, questo qua. Sistemato BG, sì, l'ha sistemato all'incirca, mi convince. Bene, allora, spostiamo l'ultimo. Ciao. Ciao, mi senti? Ciao, sono in live. È un problema se vuoi farla, se per fare la whitelist in No, vabbè, no. No, non è un problema. live? Ok. Allora, il passato, hai studiato il regolamento? Sì. Perfetto, iniziamo con qualche domanda. Definizione di RDM e VDM. RDM sarebbe Random Deathmatch e VDM Vehicle Deathmatch. RDM, quando uccidi una persona per puro divertimento, senza una valida motivazione. VDM invece quando investi una persona con un veicolo senza una valida motivazione o per puro divertimento. Definizione di metagame. Metagame è quando porti le informazioni al di fuori dell'RP all'interno dell'RP, per esempio tramite Discord. Una sottocategoria è lo stream sniping, quando le informazioni non le prendi da Discord ma le prendi dai siti, cioè da Twitch, da YouTube, quando la gente è in live. Ok, definizione di nofear. No fear è quando non simuli uno stato di terrore. Per esempio, mentre ti puntano la pistola, devi Vediamo simulare uno adesso stato come di mi terrore, risponde. ovvero aver paura nella pistola. Mi fai degli esempi di nofear? Per esempio, vabbè, questo qua che ho appena fatto, poi quando fai un incidente magari devi simulare uno stato di confusione, Domanda è, Musei? perché dopo aver fatto un incidente abbastanza grave non è che puoi scendere dalla macchina e camminare come se nulla fosse, devi simulare uno stato di confusione. Oppure quando magari è notte e sei in moto e vai contromano in autostrada ma a tutta velocità, quello lì è considerato no fear. Ok, l'elicottero si può usare nelle azioni Freeroom? No. Sì, invece sì, si può usare. Ah, si può. Ah, ok. Mule di 33, ciao, buongiorno. E nelle rapine la polizia può usare l'elicottero? Soltanto nella Pacific. No, non può usare mai l'elicottero in rapina la polizia. Ah. Quali sono le zone arancioni? Le zone arancioni sono quelle zone che vengono date dal cartello a quelli che sotto di lui, per esempio delle gang che sono sotto il suo controllo, lui dà queste zone arancioni che possono essere assaltate da altre gang, però tramite un ticket che viene fatto agli staff. Quali sono le fazioni illegali ufficiali del server? In che gruppi sono divisi? Ok, Gang, clan e mafia, credo. e le zone rosse quali sono? Che Le dici, zone rosse Musa? sono per esempio i punti droga, dove si può sparare a vista, essendo una zona rossa. Basta, credo. Tutti possono sparare a vista nella zona rossa? Ok. No, tranne i poliziotti devono prima essere ingaggiati. Quali sono queste zone rosse esattamente? Che punti sono? La raccolta droga, il processo droga. No, E la vendita? Ok. la vendita no. Che tipi di droga ci stanno nel server? Come? Non ho capito. Che tipi di droga ci stanno nel server? La marijuana, la cocaina e la metanfetamina, credo. Giusto? Quali sono quindi in totale? In quanti sono? Quante sono quindi in totale?
Mi senti? Sì. Ok, ho cambiato wifi perché sentivo scatti. Dovrebbero essere 4 perché ho sentito che ci sono due tipi di marijuana. Ok, marijuana popolare, marijuana normale, poi? Metanfetamina e cocaina. C'era anche l'oppio e poi ora la crack è stata aggiunta. Ah, ok. Quanti criminali possono partecipare in un'azione free room? In un'azione free room, quelli che sono compresi nel raggio della zona free room. Ok, quanti sono i criminali massimi? 8? No, 10, sto cambiando il regolamento. Okay. E quanti poliziotti? 12. 14. Ah, ok, quindi, ok, mi stavo confondendo, mi sa, con le azioni che legali. Che tipi di armi si possono utilizzare in azione free room? Pistole, casco. Quindi cammello, esatto, digitato. Pistola e casco. No, senza casco. Ah, senza casco. Esatto. Ah. No, avevo letto che per... Sì, free room senza casco. Ah, perché nel trasporto criminali c'è... è considerata un'azione free room e si possono usare pistole e no, casco. No, non si possono usare i caschi mai. Ah, ok. Sono le rapine che lo consentono, nei campi di droga che lo consentono. Okay. Dove si possono utilizzare le armi automatiche nel server? Credo nelle rapine. Quali? E magari per esempio la Pacific. Ok, poi? Oppure la Blaine. Ok, oltre alle rapine in quali altri posti? I campi di droga. Quali? Per esempio la cocaina. E quali altri? La metanfetamina. E anche l'oppio. Ah, è giusto, c'era anche l'oppio, vero? Mi sono dimenticato. Oh, Turan, buongiorno. Ora sono tenente Smith, Turan, non più sergente. Cosa significa combat log? Combat log è quando si slogga in azione. Combat login? È quando si entra durante un'azione nel corso. Per esempio, c'è una rapina, i criminali al posto, ci sono massimi, per esempio la flica, mettiamo che siamo una rapina alla flica, i criminali sono 2 e i poliziotti sono 3, di solito i criminali massimi devono essere 3 nella flica, e essendo che manca uno, un criminale, durante questa azione uno di loro entra a caso, quello lì è considerato combat login. Ok. Quali sono le zone safe? Le zone safe sono lo studio di tatuaggi, il negozietto di vestiti, l'ospedale. Quali sono le regole delle zone safe? Le zone safe non si possono effettuare azioni illegali. E poi ci sono anche le semi-safe, le semi-safe zone. Sì. La centrale di polizia, per esempio. Ovvero che, per esempio, può essere assaltata, però per essere assaltata bisogna richiedere allo staff. Che tipi di armi si possono utilizzare in zona assalto alla centrale? Credo fino magari alla micro SMG. No, tutte le armi si possono usare. Ah, tutte le armi, ok. Si possono usare i caschi? No. Sì, si possono usare i caschi. Ah, ok. Quanti criminali possono partecipare? 8. 8. Quanti poliziotti possono difendere? Tutti quelli che ci sono nel server. Ok. Il medico può essere armato? No, quando è in servizio no, quando è fuori servizio sì. Poi non so se... No, il medico può essere armato anche in servizio. Anche in servizio? Sì, però deve avere solo un taser, può avere. Ah, ecco, stavo chiedendo ora. L'ho già fatto, ma anche in questo server il medico ha il taser oppure è proprio disarmato. Sì, ce l'ha. Ok. E dopo quanto tempo ti ricordi se rispondi in ospedale cosa è successo? Non ti ricordo. E se ti rianima un medico? Un'ora.
E se fai slash ambulanza? Si torna in ospedale. È come no, se. Ti anima un medico NPC e ricordi dopo un'ora. Ah, ok. Ah no, era l'altro che se chiedi il res allo staff è come se tornassi in ospedale, quindi non ti ricordi nulla. Lo stream sniping, che cos'è? Fa parte del metagame? Sì, è una sottocategoria. O è una cosa separata? Sì, è una sottocategoria, ovvero che al posto di prendere le informazioni da Discord le prendi da Twitch e da YouTube. Cos'è Revenge Kill? Revenge Kill è quando ti rivendichi dopo essere stato ucciso. Per esempio, durante un'azione rapimento, uno ti uccide per varie conseguenze e tu, per rivendicarti, torni da lui dopo essere stato rianimato. Quando puoi lootare un poliziotto? Non si possono lootare i poliziotti. E un poliziotto può essere corrotto? Sì. C'è un numero definito che... Ok, che significa car surf? Car surf è quando stai al di sopra del veicolo senza che... Cioè, è, per esempio, una macchina a quattro posti e all'interno ci sono cinque persone, magari una sta sul tettuccio della macchina. Quello lì è considerato car surf. Dopo va a mangiare. Carjack, invece? Carjack è quando rubi delle macchine senza una valida motivazione. Una motivazione valida magari durante una rapina. Gold è sempre stato. Car kill? Car kill è quando stai al di sopra del veicolo e stai schiacciando una persona sotto di te. Per esempio, una persona è a terra, tu ci passi sopra col veicolo e fai in modo che lei non può uscire, cioè non può scappare, gli stai sopra col veicolo, quindi muore. Il metagame IC che cos'è? Metagame? IC. Metagame IC, per esempio. Per esempio, il medico nella locandina scrive, non lo so, magari in arrivo la chiamata col civico, e tu leggi la locandina e ti rechi a quel civico, quello lì è considerato metagame. Oddio. Sni. È l'unico esempio che mi viene in mente, non ho presente. Cioè, metagame C è quando, per esempio, riconosci i soldi sporchi senza averli controllati. Ah, ok. Riconosci le persone dalla voce se sono mascherate. Ok. Quindi riconoscere le persone se sono mascherate non è considerato fail RP? Non ti sento. Ah, ok. Riconoscere le persone quando hanno la maschera non è considerato fail RP? Sì, fail RP, ma anche metagame C. Ah, ok. Quindi si prendono due richiami se succede questo, giusto? O solamente uno? Dipende. Ah, ok. No fear, mi sai dire la definizione di no fear? No fear è quando si deve simulare uno stato di terrore durante un'azione. Ok, mi avevo già chiesto, giusto? Sì. Ok, esatto. E quanti criminali possono partecipare ad un negozietto? Due. E poliziotti? E due che poliziotti. Puoi avere un ostaggio al Gabriella? No. E quanti criminali? Al Gabriella? Sì. Al Gabriella no. E quanti criminali possono partecipare, Gabriella? 3. Quanti poliziotti? 3. Che armi si utilizzano? Solamente le pistole 9 mm. E si possono rapinare i lavoratori non whitelistati? No. No, né mentre stanno farmando, né mentre stanno trasportando, né mentre stanno vendendo. Dipende, ormai il regolamento è così. Ripeti? Né mentre stanno lavorando, né mentre stanno trasportando, né mentre stanno vendendo. Ok, giusto. Sì, questo mi piace, ragazzi, a me passa. Invece, oi Andre, ciao. Un titolare di un locale può compiere azioni illegali? Sì, però quando allora io so che grazie per il follow. Titolare di un locale deve avere la fedina penale. Cosa? Però
è il titolare di un locale, deve avere la fedina penale pulita. Ok, quindi che significa? Grazie però, per il follow, GDCH. Credo possa... benvenuto sul canale. Effettuare azioni legali, ma successivamente il locale gli viene fatto, gli viene messo sotto sequestro. Ok, giusto. Ok, va bene, un attimo solo, eh. Quindi è passata, sì, secondo voi? Ok, bravo, per me no. Ma secondo me sì, da ci può stare. Meno male, uno tanto lo grazie. Sì, tanto lo grazie, Mixrox. Le zone safe le ho già chieste. Quindi dai, tutti dicono Frankie anche, lo dice. Faccio l'ultima domanda. Se tu sei un poliziotto e dopo una rapina al negozietto il criminale fate l'inseguimento col criminale, ok? Io sono un poliziotto? Esatto, tu e il tuo collega siete in auto, in volante, e fate l'inseguimento dopo un negozietto. Passa davanti all'ospedale e tipo l'auto davanti schiva un criminale e non lo prende sotto. Però tu, poliziotto, lo prendi sotto in pieno mentre fai l'inseguimento. Cosa fai? Ti fermi e soccorri quello preso sotto o continui a seguire il criminale perché sei un poliziotto e devi fermarlo? Mi fermo e soccorro quello che ho preso sotto. Ok, giusto. Secondo te la whitelist l'è passata? Ho sbagliato qualcosina, però penso di non essere andato male. Ok. Più che altro devo riguardarmi un po' la parte dei caschi. Esatto. E l'ho capita un po' male. Guarda, inizialmente è ripartito bene, poi sei caduto, poi sei ritornato bene. Quindi per me la whitelist l'è passata, quindi ok, ci sta. Grazie. Ci sta, ci sta. Quindi un attimo solo, te la metto. Sì, sì, va bene. La whitelist l'è passata, ottimo. I ruoli. Ok, mi sono venuti ora. Perfetto. Ti aggiungo la whitelist sul DB un attimo. Perfetto, allora buona giornata e ci vediamo. Grazie, anche ciao. A te, buona live. Ciao ciao. Perfetto, dai, è passato, è passato. Io tiro diretto e lascio secco quello a terra, Mixrox, dai. Se vi subate le uguale ve la gift. Comunque, Max Lombardi, grazie mille per il follow. Non sono riuscito a dirtelo prima perché stavo facendo delle domande a lui. Grazie, benvenuto sul canale. Ti è stato sbannato alla fine, Giovi? Franky, chiedimi pure, dimmi pure. Buon pranzo, Emma, ci vediamo. Ciao. Sull'applicativo mi chiamo Franky, ma volevo contattare uno staffer per mettere in ruolo del municipio. Devi chiederlo in chat generale. Chiedilo in chat generale taggando lo staff impero. Dimettiti il ruolo municipio e te lo mettiamo. Ora vai a mettere richiami per negligenza? No, ora no, ora vado a pranzare. Sono le 2:10. Quando andare la prossima volta in live che vengo a fare le UL? Dipende, vedremo. Dipende da come c'ho i tempi, i miei tempi. Non so tempo o altro. Quindi vedremo un po' come andrà in base ai tempi, ragazzi. Dovete vedere in base al tempo. Un attimo, faccio una cosa.
Perfetto, chi vi scrive in chat? Dani, nel mio cuore, io sono dentro e ti aspetto. Appena logo, sì. Non sei medico dell'impero 1984, giusto? No, non sono io il medico, quello là. No, no, io sono. Sono Daniele Smith della Polizia di Impero. Perfetto, Kiwi. Boh, raga, vediamo, magari c'è qualcuno le facce veloci da... No, non c'ho tempo ora. Non ho tempo, ragazzi, mi sa che adesso vado. Mi sa che adesso vado. Vediamo se c'è qualcuno in live che conosco, che vi posso lasciare. Che non c'è mezzo, se no vi lascio sempre da mezzogiorno ormai. Che è sempre verso quest'ora, cioè... Ma c'è Vinx, potete lasciarvi da Vinx. Vi lascio da Vinx, mi sa. Dal nostro Vinx, anche lui staff impero, poliziotto. Vabbè, ragazzi, io vi saluto. Vi ringrazio tanto per essere stati con me oggi, qui con me a fare le whitelist. Ci vediamo alla prossima live, che vediamo un po' quando farla. Mica tanto per essere con me. Ci ringrazio tutti i nuovi follower e buona giornata a tutti e ci vediamo. Vi ricordo di fare comunque punto esclamativo comandi per vedere tutti i comandi, punto esclamativo YT per iscrivervi al mio canale YouTube per poter, diciamo, vedere le varie repliche delle live, perché le carico anche lì, punto esclamativo Discord per entrare nel mio Discord. Vi ringrazio tutti, ragazzi. Buona giornata a tutti e ci vediamo. Ciao. Vi lascio da Vinx. Ciao.